Grazie Riccarda, buon pomeriggio a tutti. E siamo di nuovo qui a parlare, diciamo, dell'ecobonus e soprattutto appunto degli aspetti legati ai moduli fotovoltaici. E, dovreste vedere la presentazione, credo. Spero. Innanzitutto, due velocissime parole su di noi per chi non ci conosce. Futurasan è nata nel 2008, siamo attualmente, diciamo, l'unica azienda italiana che ha il proprio stabilimento produttivo in Cina, è una delle, forse l'unica in Europa, non lo sappiamo. Abbiamo un'esperienza piuttosto vasta, non solo in Italia, ma ormai anche all'estero. L'Italia rimane sicuramente il nostro mercato a cui siamo più affezionati, però non è più il nostro mercato principale, direi per fortuna, in quanto avete visto anche ieri l'esito, ecco, per chi segue il nostro mercato, l'esito delle aste e dei registri, e sì, sono entrati nelle aste e nei registri 138 megawatt di impianti fotovoltaici, comunque molto molto meno rispetto agli obiettivi che il decreto FER intendeva incentivare, decreto FER sul quale poi magari spendiamo due parole. Negli altri paesi, diciamo, le regole sono più chiare, quindi si riesce a lavorare anche con un'ottica un po' diversa. Abbiamo appunto poi portato anche, se vogliamo, all'interno dei prodotti di cui parliamo oggi, il feedback e l'esperienza che abbiamo raccolto in molti altri contesti nel mondo. E la nostra sede principale appunto è a Cittadella e abbiamo poi, in provincia di Padova, e abbiamo poi diversi magazzini logistici, l'ultimo aperto recentemente a Verona, ma poi anche sparsi in giro per l'Europa. Il nostro nuovo stabilimento, di cui magari se ci seguite sui social avete visto anche ulteriori immagini, foto e immagini delle linee produttive al suo interno, è stato aperto nel 2019, nel 2020 è stato raddoppiato sostanzialmente. E sono state ottenute tutte le varie certificazioni ISO, tra cui la 45001. Siamo dei primi, diciamo, ad aver ottenuto direttamente lo standard nuovo, e dove appunto realizziamo la stragrande maggioranza dei moduli che vengono commercializzati. E in questa immagine vedete lo stabilimento originario, quello di sinistra, e poi la fabbrica, diciamo, sorella clone, sulla destra. Entrambi a Taizhou, che è collocato a circa un'oretta a nord-ovest di Shanghai, e quando ci si potrà muovere siete i benvenuti, ovviamente, se volete venire a visitare i nostri stabilimenti. I moduli di cui parliamo oggi sono moduli per l'ambito residenziale. In ambito residenziale chiaramente si riscontrano esigenze diverse a seconda dei paesi dove si va. E, come dicevo prima, non è banale secondo me il fatto che abbiamo raccolto esperienze in molteplici paesi in Europa, quindi qui vedete impianti fatti dalla Lituania, Svezia, Inghilterra, ovviamente Polonia, Italia. E i nostri pannelli sono usati chiaramente anche su impianti di taglia maggiore, i cosiddetti C&I, quindi commercial industrial, quindi impianti, diciamo, fino a 2, 3, 4, 5 megawatt su tetto, a seconda delle varie esigenze. Oggi però non vi parlerò, diciamo, dei pannelli di questo tipo, magari vi darò un paio di chicche, un paio di anteprime su quello che potrebbe succedere durante quest'anno 2021. Sapete che fotovoltaico è in grandissimo fermento tecnologico, e quindi magari posso magari anticipare qualche novità, ma di cui non parleremo più di tanto oggi. E qui vedete, sono tutta una serie di altri impianti, adesso non vi voglio annoiare con varie fotografie. Tutti i nostri prodotti sono coperti da una polizza assicurativa che riguarda il rischio verso terzi, quindi un'eventuale problematica del prodotto che dia origine a un danneggiamento dell'edificio o a un'interruzione dell'attività sottostante, per esempio, viene coperta, diciamo, dall'assicurazione. Esiste una grande, diciamo, varietà di assicurazioni in ambito fotovoltaico, qui vi invito sostanzialmente a diffidare di molte di quelle che vengono commercialmente proposte, perché sono vuote, sono dei begli slogan, però poi dietro non hanno nulla e non vi tutelano alla lunga, diciamo, su quella che è la funzionalità dell'impianto fotovoltaico.
Quindi attenzione, questo è un tema molto delicato, meriterebbe un webinar a sé, magari lo faremo più avanti. Quella che vi offriamo noi è un'assicurazione reale che copre tutti i pannelli messi nel mercato, che copre, che non ha esclusioni, diciamo, particolari, quindi veramente può garantire l'immobile di fatto dai danni che eventualmente il pannello potesse creare. Sapete, ce ne sono stati, ogni tanto vedete le foto sui giornali di qualche impianto fatto male, che magari ha preso fuoco. Lì sono più che altro le cassette di stringa. Veniamo a noi. Il super bonus, il cosiddetto 110%, è di fatto declinato in due articoli fondamentali per quanto riguarda poi il fotovoltaico, che fanno sì che l'installazione di un impianto sia uno degli interventi cosiddetti trainati, da alcuni interventi trainati. Cerchiamo di ripassare molto velocemente delle cose che però in questi 6 mesi avete, penso, sentito tutti molto, molto bene. È forse la parte più semplice il fotovoltaico. Sapete, adesso è uscito un sito di FAC del governo, ma ci sono una variabilità di casi sull'ecobonus, specialmente sugli aspetti, diciamo, impiantistici, edilizi, eccetera, di casistiche particolari abbastanza cervellotiche. Ecco, in tutto ciò possiamo dire fortunatamente che il fotovoltaico è abbastanza semplice come regole. Intanto cerchiamo di fissare alcuni punti. L'articolo 119, appunto, del cosiddetto decreto rilancio, consente di portare a detrazione l'installazione di un impianto fotovoltaico per opere fatte fino al 31 dicembre 2021. È già cosa abbastanza nota che questo provvedimento verrà prorogato anche per il 2022, però attenzione perché poi nero su bianco, questo ancora non c'è, è uno dei capitoli di spesa più rilevanti del cosiddetto Recovery Plan, non è però ancora formalmente decisa questa cosa. Diciamo che la scadenza dovrebbe essere aprile-maggio. E dopo si dovrebbe avere visibilità anche per l'anno prossimo. Per ora teniamoci, diciamo, le certezze che abbiamo. La possibilità è di beneficiare della detrazione per gli impianti appunto realizzati con le spese sostenute, quindi bonifici effettuati durante quest'anno solare o dal 1° di luglio. La detrazione del 110, lo sapete bene, in 5 rate annuali, e questo appunto poi è l'elemento fondamentale. Quasi più importante del 110 dal mio punto di vista, quella che è la durata. Avessero accorciato anche l'attuale, quello che era lo standard, che tuttora c'è, la detrazione del 50% per la sola installazione dell'impianto fotovoltaico, accorciando magari da 10 anni attuali a 3 o 5, sarebbe stato un altro provvedimento molto molto utile che richiedeva una riga di legge, ma vabbè. Ci teniamo il 50% con 10 anni di durata. Attenzione agli aspetti, diciamo, negativi, gli aspetti positivi, insomma, sono volgarmente noti, è tutto gratis, quindi in qualche modo facciamo l'impianto gratuitamente o poi vedremo dopo con lo sconto in fattura, piuttosto che cedendo il credito a qualche banca che adotta, diciamo, questo tipo di operazioni. O anche le poste, insomma, diversi soggetti finanziari lo stanno facendo, oppure appunto uno se ha la capienza fiscale può aspettare e portarlo in detrazione direttamente lui sulla dichiarazione di redditi. Lato negativo è che non si può applicare lo scambio sul posto, quindi lo scambio sul posto che è il meccanismo che tutti gli impianti, sia del conto energia in ambito residenziale, sia post conto energia hanno applicato. Non è un meccanismo, diciamo che cumulabile con il 110. L'energia dovrà essere ritirata dal GSE a un prezzo, diciamo, molto basso, verosimilmente, diciamo, si attesterà su quello che è il ritiro dedicato, quindi 4 centesimi a kilowattora. Non si possono chiedere incentivi di altra natura, ad eccezione dell'accesso alle comunità energetiche però che sono, diciamo, tutta una cosa a sé e che riguardano casi che si contano sulle dita di una mano in questo momento in Italia, una normativa che peraltro è in divenire perché sappiamo già che a giugno di quest'anno verrà ulteriormente modificata e aggiornata, quindi da un certo punto di vista il 110 ha tagliato le gambe, se vogliamo, per come la vedo io, alle comunità energetiche.
ma teniamo presente che 110 è passeggero, le comunità energetiche sono destinate a rimanere, quindi per gli operatori del settore teniamo a mente questa cosa perché da qui a comunque 12 mesi, gioco forza, bisognerà pensare anche alle comunità energetiche. È necessaria appunto una perizia diciamo asseverata che dimostri la congruità diciamo del miglioramento delle spese e il miglioramento delle due classi energetiche. Attenzione perché qualora diciamo ci fosse un documento giudicato falso, da chi un domani verificherà queste cose, quindi da parte dell'Agenzia delle Entrate sostanzialmente, e c'è una multa per il professionista che fa questo, ma soprattutto c'è la decadenza del beneficio della detrazione, che rimane sempre in capo del primo soggetto, quindi anche se poi è stato ceduto a una banca, a chiunque, diciamo, in quanto ci sono infiniti possibili passaggi, non c'è un limite a due come c'era in un provvedimento che è stato fatto l'anno scorso, per chi se lo ricorda, l'anno scorso, 2019, per chi se lo ricorda. Però attenzione che quindi è il proprietario dell'immobile di fatto che rimane sempre il soggetto responsabile, quindi qualora ci sia un problema, la banca che ha acquistato credito non incorre in sanzioni, incorre in sanzioni e deve sborsare i soldi il soggetto proprietario dell'immobile. Quindi sì, ma mi raccomando, fare tutte le dovute analisi prima di cominciare a fare gli interventi per capire se effettivamente si migliorano le classi energetiche e se si rispettano tutti quanti gli altri parametri relativi anche, per esempio, ai massimali di spesa sugli altri interventi. E dopo vediamo tra un attimo il fotovoltaico. Al di là dell'ecobonus, cioè di tutti gli interventi in ambito efficienza energetica, si accede anche col sisma bonus in quasi tutte le aree d'Italia, ad eccezione della zona 4. La zona 4 è quella in grigio, quindi insomma, al di là della Sardegna e qualche altra zona, il Salento, qualche altra zona, tutta l'Italia è zona, quasi tutta Italia è zona sismica, quindi anche interventi, diciamo, di miglioramento sismico si portano al traino l'installazione dell'impianto fotovoltaico come intervento detraibile. Veniamo ai massimali. Il massimale è definito in 2.400 euro a kilowatt fino a un massimo di 48.000 euro, quindi sostanzialmente 48 diviso 2,4 fa 20 kilowatt, quindi il massimo della potenza di fatto incentivabile è di 20 kilowatt. Tale limite viene abbassato, io non ho capito perché, ma insomma vabbè, tant'è ce lo teniamo, a 1.600 euro in caso, diciamo, di una ristrutturazione, quindi insomma, demolizione, ristrutturazione di un'abitazione e non di un intervento di, chiamiamolo così, manutenzione ordinaria. È possibile installare nello stesso massimale, quindi con lo stesso massimale, quindi di 48.000 euro, anche sistemi di accumulo, con il limite di 1.000 euro a kilowattora. È stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che sono due massimali separati, quindi 48.000 per fotovoltaico, 48.000 per le batterie. Batterie che sono, diciamo, un elemento direi obbligato, in quanto, come vi dicevo prima, non potendo godere dello scambio sul posto per beneficiare al meglio di questo tipo di provvedimento, è bene, direi, acquistare anche un pacco batterie di una certa dimensione per garantirsi la copertura del cosiddetto picco serale o comunque appunto delle ore notturne in buona parte dell'anno. Poi magari in certi contesti invernali questo non sarà possibile, però per buona parte dell'anno essere maggiormente autonomi anche nelle ore di non produzione dell'impianto fotovoltaico, non potendo contare appunto sullo schermo sul posto. È possibile accedere al 110 anche per installazioni con colonnine di ricarica per veicoli elettrici o insomma wall box che si possono essere installate appunto in garage o nelle pertinenze dell'abitazione. 2.400 euro sono un numero diciamo generoso, sono un numero riferito alla potenza nominale dell'impianto, quindi non alla potenza di allaccio. Se io faccio un impianto da 8 kW di pannelli fotovoltaici allacciato in monofase su una linea da 6 di emissione massima, si può chiedere la detrazione o si deve chiedere la detrazione per gli 8 kW, cioè calcolata sugli 8 kW come massimale di spesa, quindi fa fede la potenza nominale che è la potenza di targa dei moduli. E appunto è piuttosto generoso, parliamoci chiaro, cioè, e questo non deve essere visto come un motivo di speculazione, ma deve essere visto come un motivo per dire ok, ho un budget molto buono
questo mi consente di prendere materiali di buona qualità. Quindi gratis per gratis, meglio prendere una Ferrari piuttosto che una 500. Questo è proprio in sintesi estrema il concetto di avere un massimale così alto. Poi ci sono altre sfaccettature. Chiaramente l'interesse è stato ulteriormente amplificato dal fatto che l'articolo 121 del medesimo provvedimento prevede la cessione del credito, altrimenti comunque un numero limitato di persone in Italia potrebbe avere un plafond fiscale così elevato per recuperare in 5 anni cifre che magari cominciano a diventare cospicue se mettiamo assieme la pompa di calore, col fotovoltaico, il cappotto, i serramenti e altre cose, cominciano a essere cifre veramente importanti. Con la cessione del credito si supera questo problema. Cessione del credito che può essere, attenzione, applicata, vi ricordo, anche per il regime del 50%, quindi per chi fa solo l'impianto fotovoltaico con la detrazione al 50% in 10 anni, e anche qui gli istituti finanziari possono andare ad acquisire questi crediti d'imposta. Oppure, appunto, il soggetto finale può chiedere lo sconto in fattura all'installatore. L'installatore che, se non si chiama Enel, deve necessariamente trovare una sponda finanziaria per poi cedere a sua volta questi crediti di imposta. Quindi alla fine della fiera comunque si va a finire a confrontarsi con le banche. E la cosa interessante è che, appunto, che si può cedere indipendentemente, non è necessario che ci sia un rapporto di fornitura di beni o servizi come appunto avveniva fino al 2019. E può essere ceduto n volte, quindi non c'è un limite, c'è solo un limite, diciamo, che è una volta al mese, quindi per il futuro, diciamo, una volta al mese, però sono 12 mesi per 5 anni, sono 60 volte, quindi insomma, praticamente è un numero infinito dal punto di vista poi pratico. Questo ha portato innumerevoli banche a fare proposte finanziarie, qui ve ne cito due, le prime che erano uscite, ma adesso nel frattempo ne sono uscite di ogni. Questa era una proposta che era di Intesa, un'altra era una proposta di Unicredit, ma adesso dalle Poste a qualsiasi banca, diciamo, dove andate, hanno, diciamo, dei meccanismi di acquisizione del credito d'imposta. La cosa interessante è che a fronte del 110 che viene, diciamo, ottenuto come credito d'imposta, le banche sostanzialmente riconoscono qualcosa più di 100. Quindi comunque rimane il concetto del costo zero, quindi diciamo la banca si tiene questa differenza tra il 110 e quello che vanno a offrire, che comunque è sempre qualcosina in più o diciamo uguale a quello che è il costo complessivo dell'intervento che si va a considerare. Divento per un attimo il solerte funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Chiunque di voi abbia avuto a che fare con questi solerti funzionari dello Stato sa che una volta che arrivano da qualche parte vogliono comunque trovare qualcosa e portarsi a casa la pagnotta. Giustamente anche loro hanno i loro obiettivi e devono rendicontare. 2.400 euro lo sanno tutti dagli studi di settore o andando a analizzare un po' di fatture, di detrazioni pregresse. Quindi quelle fatte fino a luglio 2020, che è una cifra tutto sommato alta per un impianto fotovoltaico. Quindi attenzione che al di là del tema del massimale, diciamo nominale, si pone un problema molto più di natura tecnica, ed è l'altro motivo per cui dico scegliete pannelli ad alta efficienza, indipendentemente che scegliate Futura o gli altri due che ci sono sul mercato, diciamo che vi possono dare pannelli ad alta efficienza. Se un domani ci fosse un tipo di una contestazione di natura tecnica, io penso che l'unico parametro inequivocabile su cui si possa ragionare in termini di congruità di prezzo sia appunto l'efficienza del pannello, che non è la potenza, l'efficienza è la potenza per metro quadrato, e quindi tanto più efficiente un pannello, tanto più è giustificato il fatto che un pannello sia, diciamo, costoso rispetto a un pannello policristallino tradizionale, no, che si usava a rotta di collo fino a 3-4 anni fa, adesso siamo sul mono, diciamo, tradizionale, però ecco che in ambito residenziale, dal mio punto di vista, c'è il suo perché tecnico e c'è il suo perché che può essere anche usato come
giustificazione e come argomentazione un domani che ci fosse una contestazione su aspetti tecnici, e questo quindi riguarda il progettista che fino a poi la pratica, da parte di qualche, ripeto, funzionario dell'Agenzia delle Entrate. L'efficienza poi, andiamo sul pratico, quindi lasciamo stare tutti questi aspetti burocratici, formali, eccetera, eccetera, fiscali. Più efficienza vuol dire poter mettere più watt per metro quadrato. In un tetto residenziale dove ho il camino, ho l'albero, ho l'antenna, ho il lucernaio, ho qualcos'altro che mi dà fastidio, voglio ottimizzare la resa dell'impianto su una determinata falda, eccetera, eccetera. Ecco che poter contare su pannelli ad efficienza più alta vuol dire poter mettere più watt. Quindi anche per chi fa il lavoro significa poter installare di più. Per il cliente vuol dire ottimizzare l'impianto andando ad evitare magari delle zone che sono più sfavorevoli, perché magari appunto, ripeto, sono zone dove sono ombreggiamenti parziali o situazioni di questo tipo. Quindi della gamma dei prodotti di Futura, appunto, oggi io vi parlo in particolare di pannelli con l'efficienza più elevata, quindi soprattutto del pannello Zebra. E poi accenniamo anche a qualcos'altro, ma insomma, in particolare del modulo Zebra che ha delle celle back contact. La cella back contact è una cella che sostanzialmente abbiamo in due a livello globale, l'altro lo conoscete bene. È un pannello che non ha quindi contatti frontali, la cella è completamente nera. E questo consente banalmente di recuperare più il raggiamento, non avendo quindi qualcosa che fa ombra di fatto davanti al semiconduttore, riesco ad avere maggiore corrente. Questo mi porta ad avere un pannello che ha un'efficienza fino al 21,3%, che è molto buona. Mi porta a un pannello che intrinsecamente per la tecnologia di cella ha un coefficiente termico migliore di circa meno 0,3% su grado, quando comunque i pannelli, diciamo, tradizionali, monocristallini, hanno circa meno 0,4. Questo vuol dire che poi in condizioni operative, quindi quando il pannello va d'estate tranquillamente a 50, 55, 60 gradi, vuol dire avere più watt di potenza effettiva. Questo concetto è un concetto nato in Europa, è stato sviluppato per anni, diciamo, in Europa dalla fine della prima decade, diciamo, degli anni 2000, e si è arrivati finalmente l'anno scorso a industrializzare questo processo, la produzione, e noi come Futura siamo i primi che introducono sul mercato europeo questo tipo di prodotto. Quindi insomma abbiamo anche chiuso un ciclo, se vogliamo, di un progetto veramente lungo che è stato avviato più di 10 anni fa. Il pannello prevede una geometria di 120 celle tagliate, quindi insomma, la cella intera appunto tagliata a metà. Questo quindi ci porta a tutti quelli che sono i classici benefici del pannello con la mezza cella, quindi poter poi avere un minore impatto per quanto riguarda, diciamo, le perdite per ombreggiamento, una maggiore uniformità termica del modulo e un minore rischio di hotspot e di altri problemi, diciamo, di natura elettrica sulla cella. La tecnologia, vediamo tra un attimo, è anche più resistente, quindi questo tipo di cella, a fenomeni come il LID o l'LED. Il modulo, vedete, è un pannello che sostanzialmente ha una dimensione tradizionale, i pannelli classici 60 celle che avete usato fino a 2 anni fa, un anno fa, erano appunto pannelli da 1 metro per 1,65 m. Qui parliamo di un pannello da 1,4 m, quindi un centimetro di più. Per 1685 sono 3 centimetri di più rispetto a quello che può 2 centimetri di più rispetto a quello che potrebbe essere un pannello tradizionale. Quindi attenzione, non confrontate questo pannello con i pannelli che fanno, e ce li abbiamo anche noi, Silk Pro, che fanno 380, ma sono più grandi, sono di area più grande. Essendo di area più grande, poi l'efficienza del pannello scende, diventa minore. Quindi anche se la potenza apparentemente vi fa immaginare che il pannello sia più efficiente. Affiancato al pannello tradizionale con il backsheet bianco, c'è una versione completamente nera che è stata usata efficacemente anche in alcune, diciamo, installazioni architettoniche dove magari o c'è il tetto scuro in ardesia piuttosto che c'è una finitura attorno in lamiera o altre soluzioni.
Ecco, questo Mario Impanello che forse in Italia va solo su certi tipi di tetti un po' particolari, in Nord Europa invece è il contrario, cioè va per lo più questo tipo di pannello e molto meno quello col backsheet bianco. Chiaramente, non avendo l'albedo che ci fa aumentare leggermente la corrente tra le celle, abbiamo una piccola, diciamo, differenza di potenza, quindi abbiamo circa come massima potenza un 10 watt in meno rispetto, al pannello col backsheet bianco, a parità di tutto il resto. E la cella si presenta così, quindi è completamente nera sul retro, appunto tutti i contatti sono posti nella parte posteriore. È ancora una cella, diciamo, come dimensioni da 158-75 come dimensione del wafer. Qui capite ancora meglio probabilmente il confronto tra la cella tradizionale a 5, 9, bus bar, quello che volete, e la cella Zebra, che invece è completamente omogenea. Cos'è il LID? Allora, voi sapete in questi anni poi a livello di fotovoltaico a mano che sono installati i pannelli, che sono introdotte nuove tecnologie, di fatto si sono anche appresi nuovi tipi di degradi che erano solo, diciamo, noti sulla carta o a livello sperimentale, c'erano visti in 2 o 3 laboratori nel mondo e nessuno più di tanto ci aveva mai dedicato del tempo per risolvere questi problemi. Arrivati a livello di produzione di massa industriale, la cosa è cambiata, quindi si sono affrontati in maniera molto più specifica. Il LID è un problema che hanno intrinsecamente le celle monocristalline con efficienza elevata, legata proprio al metodo di produzione del silicio al Cioukraski, che una volta installati questi moduli, diciamo, danno un piccolo scalino iniziale. Quindi se inizialmente abbiamo una potenza, mettiamo caso 300-360 watt, dopo poche settimane, esposti al sole o pochi giorni esposti al sole, ecco che questi pannelli hanno un piccolo degrado a livello di potenza. A volte è impercettibile, quindi è anche difficile riconoscerlo, diciamo, anzi, o se no impossibile riconoscerlo con l'inverter o con gli strumenti che ci sono poi installati su un impianto. Vanno fatti dei test molto specifici a livello di pannello. La cella Zebra non può avere proprio per sua natura questo tipo di degrado, quindi è immune sostanzialmente al light-induced degradation. Ulteriormente è pressoché immune, o comunque diciamo si può prevenire completamente con un trattamento con il fosforo, il fatto che l'effetto combinato dell'elevata temperatura e dell'irraggiamento vada a creare di nuovo questo piccolo scalino iniziale. Scalino iniziale che è particolarmente importante perché chiaramente poi ve lo portate avanti per tutti i 20 anni della vita del modulo fotovoltaico. Quindi è fondamentale che non ci sia, ecco. A livello geometrico, il modulo, appunto, come dicevo prima, riesce a beneficiare della mezza cella, quindi di avere meno perdite in caso di ombreggiamenti, meno perdite in caso di diciamo, rotture che ci dovessero essere su una parte del pannello. Avendo più efficienza, posso anche ridurre il numero di, in generale, tutto quello che riguarda le strutture, gli ottimizzatori e tutta una serie di altri materiali che magari vado ad usare a livello di impianto. Quindi posso ulteriormente aggiungere dei benefici di una riduzione dei costi a livello impiantistico generale. Abbiamo comunque fatto confronto tra mezza cella Zebra e mezza cella PERC, che è la tecnologia, diciamo, mono tradizionale in questo momento. E quello abbiamo visto che grazie proprio al fatto dell'assenza dei contatti frontali, la perdita sullo Zebra, che c'è ovviamente se io ci metto una mano davanti, una foglia davanti a una cella, un po' di perdita inevitabilmente ci sarà, però è sempre inferiore rispetto alla perdita che abbiamo con una cella PERC tradizionale con 5, 9 bus bar frontali. Quindi abbiamo simulato, misurato col simulatore solare con una specie di foglia messa davanti che faceva ombra, in maniera da verificare questa cosa in diverse posizioni, quindi con la foglia che copriva 2 celle, che copriva una cella sola, che copriva una testata, che copriva 2 celle però di 2 sottostringhe diverse collegate su 2 diodi diversi, quindi una serie di casistiche chiaramente per avere un quadro completo. Un'altra cosa molto rilevante è che non la pagate perché voi comprate euro a watt, però poi quello che vi interessa sono i kilowattora, non sono i watt installati, sono quanti wattora fate ogni giorno nell'arco dell'anno.
Ecco, per fare più wattora bisogna andare bene, soprattutto anche a basso irraggiamento. Basso irraggiamento che c'è tutti i giorni, al mattino e al pomeriggio, o c'è nelle giornate di cielo particolarmente nuvoloso, e dove quindi anche l'inverter magari fa fatica anche a innescarsi. Ecco che avere un pannello che lavora meglio a basso irraggiamento mi consente di far proprio accendere l'impianto prima o di mantenerlo acceso in condizioni quando tradizionalmente il pannello fotovoltaico renderebbe molto molto poco. E qui si vede un confronto con, diciamo, l'elettroluminescenza, quindi il metodo inverso di verificare questa cosa, quindi sparando dentro della corrente sul pannello, si vede che il pannello Zebra è molto più, diciamo, efficiente a basse correnti, quindi insomma a basso irraggiamento che può arrivare sul modulo fotovoltaico. Quindi tutto è stato fatto per trasferire quante più caratteristiche possibili a parità di watt che voi comprate. Ripeto, anche prima abbiamo un montante che è euro a kilowatt, no, 2.400 euro a kilowatt, ma i kilowatt dei kilowatt non ne fate niente, niente. Voi quelli che vi servono sono i kilowattora. Quindi noi abbiamo cercato di darvi quanti più kilowattora possibile a parità di kilowatt che andate ad acquistare. Abbiamo provato ovviamente il pannello anche ad angoli diversi, perché il sole, come adesso mi sta girando qua dietro la schiena, continua a muoversi, quindi il sole arriva con angoli diversi continuamente sul modulo fotovoltaico. Quindi non, il, voi comprate un pannello misurato con un simulatore solare che ha un flash perpendicolare al modulo fotovoltaico, poi però il sole gira e il pannello è fermo sul tetto e quindi dobbiamo cercare di ottimizzare la resa anche quando l'angolo dei raggi solari è non incidente sulla perpendicolare appunto del modulo. Anche in questo caso abbiamo misurato dei migliori risultati sullo Zebra rispetto a sul pannello tradizionale. Questo è quello che vi ho già detto prima, sicuramente c'è un miglior coefficiente appunto termico, quindi passo oltre. Tutto ciò poi ci porta anche a poter darvi delle garanzie più elevate, quindi poi se anche a livello di business plan, di documenti formali, questo è un pannello che ha 25 anni di garanzia. Io non so se qualche altra cosa che il cliente finale può acquistare nell'ambito del 110% abbia 25 anni di garanzia. Penso neanche la finestra, che è un pezzo di vetro, penso che sia garantito meno. E il decadimento che noi diamo è molto limitato e garantiamo l'89% al 25esimo anno. Garantiamo il 99% al primo, se, su un pannello tradizionale, indipendentemente da chi lo fa, è quasi impossibile garantire il 99% al primo anno, perché, ripeto, sono tutti questi micro degradi che si innescano all'inizio, che sono anche difficilmente quantificabili, però possono verosimilmente essere superiori all'1%. Con lo Zebra riusciamo a stare sotto questa soglia. Qui è magari spiegato meglio quello che dicevo prima, con un grafico vedete lo spettro solare, diciamo nell'ambito del visibile, quindi quello che vedete colorato con le varie lunghezze d'onda. Quando appunto abbiamo un cielo nuvoloso, abbiamo una situazione di spettro più spostato verso il blu, o se no abbiamo uno spettro più spostato verso il rosso. In queste condizioni, quindi quando tardo pomeriggio e prima mattina, ecco che il pannello Zebra riesce a rispondere un po' meglio rispetto al modulo tradizionale. Qui non stiamo parlando di tanti piccoli contributi che portano a una resa migliore, non è una tecnologia completamente diversa, un qualcosa di nuovo a livello proprio di rivoluzione, però è un miglioramento generale su tanti aspetti del funzionamento di una cella, che è una cella in silicio, monocristallino, però back contact. Costa di più questo pannello? È certo che costa di più rispetto a un pannello tradizionale, costa un pochino di più, ma pur considerando il costo maggiore, se semplicemente considerate la resa, senza tutti gli altri risparmi legati, ripeto quello che ho detto prima, quindi minor costo installazione, minori strutture, minori ottimizzatori, magari più watt che mettete a parità di impianto, quindi allora spalmate su più watt il costo di una pratica, cose di questo tipo che incide tantissimo a livello di impianto residenziale. Ecco che banalmente, se lasciando stare tutto questo, considerando solo il pannello come se fosse messo giù così, senza nient'altro attorno, il break even, quindi quando si recupera questo extra costo che si avrebbe, è verso l'ottavo anno, considerando l'itraggiamento in Italia, diciamo nord Italia, quindi se andiamo verso sud magari saremo in 6-7 anni. Questo se lo doveste pagare,
Ma siccome c'è il 110, ripeto, il cliente finale di questa cosa nemmeno si accorge, quindi questo grafico è come se partisse subito positivo. Se invece l'impianto non gode della detrazione, o magari gode solo del 50%, in ogni caso, converrebbe installare un pannello Zebra. Però capisco anche che spendere qualcosina di più all'inizio potrebbe essere un ostacolo per alcuni. Però ripeto, non c'è nessun motivo razionale per non scegliere questo pannello nell'ambito del 110, veramente. Questa è una proiezione di quanto poi, quanti kilowattora in più fa nel corso del tempo rispetto a un pannello PERC, quindi arriveremo ad avere una resa anche del 10% in più, come, ripeto, come energia prodotta nel corso del tempo, questo semplicemente basandosi sulle condizioni standard delle garanzie, le condizioni standard delle performance del modulo. Quindi, riassumendo, abbiamo un pannello che ha un'efficienza più elevata, anche un'estetica, se uno, diciamo, vuole guardare questo aspetto, particolare, sicuramente meno, non vedo tutti questi ribbon frontali, è più pulito, produco più kilowattora per chilowatt picco, ho delle garanzie maggiori, perché noi non garantiamo nessun altro pannello 25 anni, quindi tutti i pannelli classici futura sono garantiti 15, che comunque è tanto, ma il pannello Zebra ci consente di arrivare diciamo con buona confidenza a una durata più elevata. È un costo che è sicuramente più elevato rispetto al pannello tradizionale, ma è inferiore a simili pannelli, perché qui dovete confrontarlo con i due o tre di quella fascia di efficienza più alta in assoluto che c'è, e il nostro prodotto costa meno. E sono disponibili a magazzino. Qui in Italia in questo momento, quindi, perché poi tante volte si vedono bellissimi prodotti sulle schede tecniche e poi dovete aspettare 6 mesi perché ve li consegnino. Ecco, non è questo il caso, sono disponibili. Alcune domande tipiche che magari prima che me le fate vi anticipo. Si può fare un potenziamento di un impianto esistente, quindi un impianto in conto energia e godere del 110? La risposta è sì, in quanto il 22 di dicembre l'ARERA ha diciamo, fatto una delibera, la 581, che in sintesi dice che si può creare delle unità di produzione specifiche, quindi un'unità di produzione sarà l'impianto vecchio, un'unità di produzione sarà l'impianto nuovo, basta misurare in maniera autonoma le due energie, quindi ci sarà da installare un contatore aggiuntivo e a quel punto il GSE avrà da una parte avrà un'istanza di ritiro e dall'altra parte era un'istanza di scambio sul posto. Quindi questo è stato, diciamo, per il momento chiarito dall'autorità. Onestamente, a livello poi pratico operativo del GSE non ho ancora visto nulla, ma se non altro l'autorità ha messo un puntino molto importante che ci consente di dire sì che si può fare. L'altra cosa importante che vi dicevo prima, su cui c'erano dei dubbi, è: ma i 2.400 euro sono su cosa? Sulla potenza nominale della linea? Sono sull'impianto fotovoltaico? Sono sulla potenza massima dell'inverter? È stato chiarito che è sulla somma della potenza nominale dei moduli fotovoltaici, quindi stiamo parlando della massima potenza appunto dell'impianto. Ecco, mi fermo e cerco di passare alle vostre domande che potete scrivere ulteriormente appunto nella chat, magari non riuscirò a rispondere a tutti, però generalmente nell'arco di qualche giorno poi per email scrivo a tutti quanti, quindi vado a vedere le prime domande che mi sono arrivate. Allora, la prima domanda è se il ritiro dedicato viene pagato al proprietario dell'impianto. Sì, appunto, ripeto, adesso con questa delibera dell'autorità il GSE potrà stabilire come erogare, come ritirare questa energia, che però non deve essere gratuita, ecco, quindi non viene ceduta gratis al GSE. Il corrispettivo, però, ancora. Io presumo che sarà ritiro dedicato, però non ho visto, ma se è uscito, chiedo venia, non ho avuto modo di vedere questo aspetto negli ultimi giorni, dovrebbe essere dell'ordine appunto dei 4 centesimi. Allora, vorrei chiedere, in un condominio i massimali di 48.000 euro sono disponibili congiuntamente per il condominio o per il singolo condominio nella sua unità immobiliare? E allora, a livello, diciamo, bisogna capirci un attimino su qual è l'impianto, su qual è la taglia che si va a fare di impianto, perché è il condominio, ecco, che si avvicina di più al tema della comunità energetica. Nel caso specifico della comunità energetica, questo massimale può essere innalzato a 96.000 euro, quindi può essere raddoppiato.
bisogna capire se l'utenza, cioè se l'impianto a cui che vado a realizzare è al servizio di una singola utenza, quindi allacciato su un contatore di uno degli appartamenti del condominio o delle case che costituiscono, diciamo, il condominio, oppure se è asservito agli usi, diciamo, comuni. Se è servito agli usi comuni e si crea quello che è cosiddetto, diciamo, che è uno scambio sul posto, diciamo, virtuale, quindi questa è più la comunità energetica, abbiamo questo massimale più elevato di 96.000 euro. Se siamo sulla singola unità, rimane il massimale di 48.000 euro. Poi, ripeto, 48.000 sono 20 kW, non penso che ogni appartamento possa farsi 20 kW sul tetto di un condominio, la vedo abbastanza estrema come situazione, non so. Il limite di 1.600 euro a kilowatt, il massimale di 48.000, si riferisce anche se si accede alla classica detrazione del 50%? No, no. Il 50% viaggia con le sue regole tradizionali che ci sono state fino all'introduzione di questo super bonus del 110. L'unica cosa in più, ecco, nuova che c'è per quanto riguarda il 50% è che anche il 50% può essere ceduto al credito. Quindi, gli istituti finanziari che ritirano il 110 ritirano generalmente anche il 50. A quanto? Al 40%, quindi a fronte del 50 riconoscono un 40, un 36, un 38, insomma dipende, quindi la monetizzazione è leggermente più bassa. Con 15 metri quadrati che impianto si riesce ad avere? Con 15 metri quadrati si riescono a installare orientativamente, diciamo, considerando, poi bisogna capire se sono 5x10 o come è disposto l'impianto, orientativamente direi 8 moduli fotovoltaici, quindi sostanzialmente se prendiamo uno Zebra 8x350, per esempio, sono 2,8 kW di potenza. Un attimo che mi sono perso. Nel caso in cui ci si avvalga di una ditta con il ruolo di general manager, il responsabile di eventuali errori, ancora proprietario dell'abitazione? Ah, sì, allora, la responsabilità per il 110 sta sempre in capo di chi gode della detrazione. Il concorso di colpa da parte dell'azienda c'è solo se l'installatore, diciamo, commette appunto in combutta, diciamo, con il proprietario dell'immobile di fatto una falsa fatturazione, una sovrafatturazione. Quella è, diciamo, l'errore che può essere imputato, l'errore, il reato che può essere imputato all'installatore un domani che ci fosse un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma altrimenti tutte le altre responsabilità e oneri di tenere i documenti per 10 anni e via dicendo, stanno tutti in capo al soggetto proprietario dell'immobile che va a compiere il lavoro. Dall'esposizione ho notato come è stato indicato il fattore trainante del cappotto. Perché se no da solo. E vabbè, sì, allora ci sono 30-23. Adesso io non ho parlato di tutto quanto l'ecobonus, perché se no stiamo qua a 5 giorni. Allora, ci sono 30-23 trainanti, l'installazione di una pompa di calore, l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento per quanto riguarda i condomini e il cappotto su almeno. Adesso un buco di memoria. Mi sembra il 75% della superficie opaca lorda dell'edificio, però buco di memoria in questo momento lo so, ma mi è sfuggito, ho troppi numeri in testa. No, il cappotto assolutamente sì, è un intervento trainante, a patto che appunto ricopra una buona parte della superficie opaca lorda dell'intero edificio. Quindi, e dopo c'è questo quarto intervento, diciamo, trainante che sarebbe l'adeguamento sismico. Fatti salvi gli interventi trainanti, è possibile usufruire del 110 anche per un upgrading dell'impianto? E quello che ho detto prima, ho risposto appunto alla domanda prima, sì, esatto, sì, si può anche per un potenziamento di impianto, per esempio un conto energia, ma ripeto, deve essere in presenza di un intervento trainante. Leggo dalla guida ANCE. Che il limite di 48.000 si riferisce all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari. Allora, adesso io da guida ANCE e l'incontro telefisco del 27 ottobre 2020, chiedo scusa, ma non lo so. La regola a me pare ben chiara: i 48.000 euro sono riferiti alla singola unità immobiliare. E non avrebbe altrimenti senso dare, ripeto, ampliare questo margine a 96.000 euro per quanto riguarda la comunità energetica, quindi
sì, non vedo come si possa limitare il 48.000 a tutti, che poi deve, quindi a questo punto cosa viene fatto? Viene diviso tra, non so, 20 condomini? No, non credo sia corretto. È vero che un impianto da 8 kW fotovoltaico su un impianto di rete da 3 kW gestisce un nuovo contratto con trifase? Allora, no, si potrebbe fare un impianto fotovoltaico da 8 kW e allacciarlo su un 3 kW, però la vedo un po' troppo tirato come dimensionamento, cioè mentre posso anche comprendere che un impianto si possa fare da un 8 kW allacciato su un 6, quindi restando in monofase. Su un 3 kW in immissione vuol dire o si hanno consumi mostruosi durante tutto l'arco della giornata, specialmente d'estate nell'abitazione, oppure vuol dire limitare moltissimo il funzionamento dell'impianto, cioè bisogna, non, no, cioè non si può mai mettere in rete più di 3, cioè se poi non si va a fare un adeguamento contrattuale. Quindi la vedo troppo sbilanciata da un punto di vista elettrico. Però ripeto, se uno mette un grande pacco batterie e consuma molto di giorno, ci potrebbe anche stare. Ci sono molte altre domande, ma siamo già oltre, diciamo, il tempo massimo. E quindi io vi ringrazio e ripeto, scriveteci pure anche in questi ultimi secondi se volete nella chat. Nei prossimi giorni vi rispondiamo e poi se avete ulteriori quesiti di varia natura in ambito fotovoltaico. I nostri canali social sono quelli che vedete qui su questa slide, oppure sull'email info@futurasana.it, il nostro sito, il numero di telefono e quant'altro. Quindi tranquillamente contattateci e per quello che possiamo, diciamo, non siamo fiscalisti, per quanto, ahimè, è uno che lavora nel fotovoltaico come me da 15 anni ormai ha imparato, anzi, 15 di più. 17, ha imparato ormai a essere quasi più un commercialista e un burocrate che un ingegnere, d'altronde funziona così, però ecco, cerchiamo di aiutarvi e di rispondere un po' ai vari dubbi, ai vari quesiti o di farci tramite presso le varie associazioni e categorie di cui facciamo parte, Italia Solare, Confindustria, eccetera, per avere delle risposte in merito. Bene, vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio. Non so se Riccarda dovevi aggiungere qualcosa, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Grazie mille.